Caro diario, oggi cambia tutto. Mi fa strano parlarti come se fossi un amico. Beh, forse lo sei. Ma ricominciamo. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Oggi è un giorno importante, un giorno di crescita. Forse è un nuovo inizio, anzi, togliamo il forse, è un nuovo inizio. E come ogni fine, ogni inizio, sento sempre un briciolo di nostalgia. Sai, la nostalgia è soltanto la felicità travestita da ricordi. Oggi ho preso un treno solo andata verso Milano. Cambio casa, cambio città. Probabilmente cambio vita. Ma non cambio me stesso. Provo solo a migliorarmi. Sai, non cerco mica la felicità. Siddhartha ha detto che non c'è strada che porti alla felicità, perché la felicità è la strada. Allora voglio godermi soltanto il percorso, senza farmi tutte quelle paranoie mentali, continuare a pensare e vivermi quello che sarà. D'altronde, piccoli sprazzi di felicità li abbiamo vissuti e continueremo a viverli per i prossimi anni. Il destino ha voluto che oggi cadesse la prima neve. Sai, per molti la neve è un simbolo di rinascita e trasformazione. Forse qualcuno dall'alto vuole dirmi qualcosa. Un proverbio famosissimo dice: non c'è inverno senza neve, non c'è primavera senza sole e non c'è felicità senza amici. Ricordi il 2016? È stato l'anno più felice della mia vita. Ero insieme ai miei amici nel momento in cui mi sono laureato alla triennale di economia. C'erano tutti. Ho perso un po' di tempo, ma alla fine ci siamo riusciti. Sai, in quegli anni sognavo di scrivere libri, volevo fare il romanziere e non mi andava di studiare. In quel periodo scrissi anche questa frase che poi nel tempo è diventata il mantra della mia vita. Non ti annullare mai, per nessuna ragione, indossa i guantoni e combatti la vita. Insegui i tuoi sogni e sii il meglio di ciò che sei. In quell'anno firmo anche il mio primo contratto editoriale. Pensa te, io che ho firmato un contratto editoriale. E mi iscrivo anche ad un master in marketing. Ed è in quel momento che scopro la mia grande passione. Mollo i libri, mollo tutto e mi dedico anima e corpo al digital marketing. Poi è arrivato il 2017, l'anno più felice della mia vita. Completo il master, mi trasferisco a Roma e inizio uno stage in un'azienda di marketing. Una figata! Un'emozione bellissima, esperienza unica. E nello stesso momento decido di continuare gli studi e mi iscrivo alla specialistica in economia e diritto d'impresa. Ma è proprio a Roma, un sabato sera, che entro in una vineria e boom, incontro Chiara. Fu amore a prima vista. È una tipa in gamba, sai? Ed è l'unica che riesce a tenermi testa. Accetta le mie stranezze, come i cannelloni vegani, ed io le sue. Sei cotta? Ma come ti fai a scottare? In quello stesso anno compro una vecchia Canon usata. La pago sì e no 200 euro. È un vecchio iMac, anche lui l'ho pagato pochissimo, e inizio a intervistare artisti famosi italiani. Mi innamoro dei video, anche quello è stato amore a prima vista. Ma un giorno di ottobre sento la strana urgenza di dover tornare a Napoli. Prendo il primo treno e scendo a casa. Era il 16 ottobre. Appena rincasato, mostrai a mio padre le ultime interviste fatte. Ricordo ancora le sue parole. Mi spronavano a continuare a fare quello che volevo fare. Quella fu l'ultima volta che parlai con lui, perché la mattina del 17 ottobre volò via per sempre. Ma comunque vada, il 2017 resta per me un anno importante, perché ho imparato una lezione. Spesso le persone che amiamo possono andare via, la vita cambia e le scelte possono diventare difficili. Ma è l'amore che ci hanno donato, le lezioni che ci hanno insegnato e i ricordi che ci hanno lasciato a prendere uno spazio importante nella valigia che ci portiamo dietro il nostro percorso. E per quanto la vita a volte possa sembrare difficile, in realtà vuole soltanto insegnarti il suo valore. Arriva il 2018, l'anno più felice della mia vita. Grazie all'aiuto dei miei amici e di Chiara non mi abbatto. Lotto e cerco di andare avanti. Come avevo scritto tempo prima, indosso i guantoni e combatto la vita. Ma quell'evento mi aveva cambiato drasticamente e capisco di dover prendere in mano la mia vita. Quando vuoi una cosa, sta tutto qui, nella testa. Basta visionarla e agire. Prima o poi qualcosa ottieni. Dovevo mettere ordine. Torno a Napoli per stare vicino alla mia famiglia.
scopro il minimalismo. Tutto nasce guardando un documentario su Netflix. Capisco di cosa ho bisogno e cosa è essenziale nella mia vita. Inizio prima dagli oggetti, poi dalle persone e infine sui miei pensieri negativi. Mi pongo degli obiettivi, completare la specialistica e realizzare i miei sogni. Inizio a leggere tantissimo sulla crescita personale, sui business online e sulla finanza personale. Ho letto di tutto, da Tony Robbins, Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsi gli amici e 100 euro bastano. Tutti libri che tempo dopo sono diventati utilissimi. Nel frattempo lavoro da un commercialista, ma capisco che quella non è la mia strada. Anzi, finalmente mi laureo. Decido di farci un video e di caricarlo su YouTube. Quel video mi cambierà la vita. Arriva il 2019, l'anno più felice della mia vita. Inizio a raccontare il mio percorso di crescita personale e finanziaria su YouTube. Avvio alcuni progetti di business online e decido di prendere tutti i miei risparmi e di partirmene per l'America. Non avevo nient'altro che quello. Nessun supporto alle spalle, ma come dice William James, per tutti i cambiamenti importanti dobbiamo intraprendere un salto nel buio. Il volo fa ritardo per neve. Siamo da 2 ore fermi in aereo. Quell'esperienza mi stravolge. Abbatto tutti i miei confini e prendo consapevolezza dei miei mezzi. Conosco persone fantastiche e mi aiutano a crescere come persona. Arriva il 2020, l'anno più felice della mia vita. Torno in Italia con una carica nuova, ho voglia di fare e di migliorarmi. Conosco persone fantastiche con cui condivido le stesse passioni. Iniziano persino ad intervistarmi. Il canale inizia a portare i suoi frutti. E dai miei amici storici, oggi ho oltre 20.000 amici sparsi in tutta l'Italia. Inizio ad occuparmi di digital marketing, curo dei brand e aiuto alcuni artisti ad emergere dall'editoria alla musica. Ora faccio il lavoro dei miei sogni. Caro amico, sono felice. Non per i risultati ottenuti, perché credo di poter fare ancora di più, ma sono felice per il percorso. Ti scrivo per dirti che questo non è un punto, ma soltanto l'inizio. Non so cosa ci aspetta da questo nuovo viaggio. Vado a vivere in una nuova città, una nuova casa. Avrò sicuramente nuove abitudini. Forse è un ulteriore salto nel vuoto. Mentre ti scrivo queste parole, la neve continua a cadere. Fa freddo, ma soltanto fuori, perché dentro c'è una fiamma che brucia. Mi tiene sveglio e mi ricorda che il meglio deve ancora venire. E forse l'anno più felice della mia vita devo ancora viverlo.